Con Carlo Bravo, presidente regionale della CL, parliamo di uno dei temi di grande attualità di questo momento. In opposizione a quello che è stato fatto, siglato da Federcaccia e Arcicaccia con l'anno migratoristi, nasce un nuovo polo delle associazioni con la Libera Caccia, che è appena uscita dalla Faccia Italia e che vuole coinvolgere tutte le associazioni, anche quelle non riconosciute. È così? Sì, diciamo che ci sono state un giro di telefonate e adesso cominceremo a fare qualche incontro per verificare appunto l'opportunità di fare questo, tra cui anche l'Italcaccia è pronta anche lei a esserci, pare che ci sia anche il CPA, ci saremo anche noi seduti a questo tavolo per cercare di creare qualcosa contropposizione a quelle associazioni che hanno sottoscritto questo accordo con Legambiente. Insomma. La finalità quali sono? Allora, come dicevo, è appunto mettere in contrasto un po' quello che le altre stanno dicendo, che sembra che siano la salvezza di tutti i nostri problemi, andare con quelli di Legambiente, che per qualcuno che si ricorda Ermete Realacci, che era presidente, adesso presidente onorario, capisce bene a cosa sto parlando. Con Legambiente, l'ho detto anche all'ultima intervista, prima mi dicono cosa vogliono fare dalla caccia, poi ci si può anche sedere, ma prima devono dirmi se vogliono mandare a caccia, in che condizioni mi manderanno a caccia, come manderanno a caccia i cacciatori. Se gli altri hanno già accordato qualcosa assieme, anche se dicono che non hanno parlato di caccia, però siccome la Legambiente, e lo sappiamo benissimo, sono quella parte che hanno chiesto innanzitutto di chiudere per i richiami vivi, ma soprattutto hanno chiesto di chiudere al 19 gennaio la caccia alla Cesena, come noi andiamo a fare, e fortunatamente noi siamo andati fino al 31. Però se queste qua sono le premesse per poter fare un accordo con qualcuno, mi dispiace, ma non sono per niente d'accordo. Avete già stabilito un programma di massima dopo che la Libera Caccia è uscita dalla Faccia Italia per dar vita a questo nuovo polo? Diciamo che ci siamo incontrati a Vicenza durante la fiera e quindi abbiamo già cominciato a parlare lì qualcosa, però ripeto, abbiamo in questi giorni un incontro dove ci troveremo un po' tutte le associazioni che ci stanno come partenza e poi faremo l'appello a tutti gli altri, e non sono pochi, che sono fuori appunto sia dalla Federcaccia sia dalle altre associazioni, che però hanno creato dei gruppi locali dove hanno sempre lavorato molto bene, quindi diamo spazio anche a loro, vediamo un po' cosa può nascere. È stato detto in questi giorni che alcune associazioni remano contro e che non sono collaborative. Il riferimento era un po' anche alla CL. Sì, ho visto anch'io questa intervista di Castellani, il quale era molto, molto caldo sul discorso. Sembrava che dicesse solamente lui la verità. Io faccio solamente una cosa, dico ai cacciatori che se queste persone pensano di non parlare con la CL perché ad esempio siamo troppo estremisti, perché chiediamo il fringuello, lo vogliamo, lo pretendiamo, quindi andiamo avanti sulla nostra battaglia, se queste qua sono la loro opposizione dicendo che noi perdiamo tempo e saremo come gli ultimi dei moicani, ben venga se Carlo Bravo e la CL e tutti quelli che seguono che la pensano come me. Saremmo difesa di questa tradizione, perché a me le tradizioni moderne, cui lui faceva anche, bisogna avere modernità, bisogna cambiare un po' l'opportunità, altrimenti finiremo male tutti, anch'io ho paura di questo, perché lo so anch'io, ma lo sanno anche i miei, ma anche altri cacciatori mi dicono, ma quanto può durare il nostro, sto parlando soprattutto del capanno, sto parlando dei richiami vivi, sto parlando di questo settore di caccia. Io vorrei sapere quanto possiamo dire che andiamo avanti. Se poi con le battaglie lui dice che saremo gli ultimi moicani che difende il proprio orticello, beh, io sarò uno di quello di sicuro, assieme a tutti i miei della CL. L'altra cosa che mi interessava dire, ma lo dico ai cacciatori, lo dico a quelli dell'anno migratoristi, lo dico che già hanno migratoristi, dovrebbero riflettere un attimino di più a parlare di queste cose, ma dico che se questa opportunità è quella dell'ambiente, di salvaguardare, siamo tutti d'accordo, ha ragione Castellani, siamo tutti d'accordo, ma il metodo che non ci piace per niente. Innanzitutto volevo anche fare una cosa, ho visto un'intervista di Bruni con Zanardelli, i quali parlavano di un'antenna a Bruxelles. Mi sta bene tutto, a parte che questa antenna io mi ricordo che è sempre stata là, si chiamava Avvocato Vana perché era lui che teneva un po' i contatti. Se però le soluzioni sono queste, lo stesso Bruni l'ha detto, che eravamo là tutti assieme al Pirellone quando abbiamo fatto l'incontro con gli europarlamentari, loro si sono seduti da una parte, ci hanno lasciato andare via e hanno deciso di fare assieme.
E questo è già un accordo che hanno già fatto loro, ma io non riesco a capire se vogliamo partecipare tutti assieme, può essere che io dicevo no, non ci sto su questo argomento, andare via, ma io come le altre associazioni, quindi questa cosa non è neanche venuta, seppure eravamo là assieme, quindi avevamo già accordato prima. Io spero che questo porti qualcosa, ho i miei dubbi, perché sicuramente l'antenna là, ripeto, c'era anche prima e ci sarà anche adesso, che poi sia una che farà il suo dovere dicendo che parlando in cinque lingue può seguire sia le cose italiane e le cose anche straniere, va bene, però non è così che si deve partire. Se poi l'ANU, ripeto, con la Federcalcio vanno d'accordo, buon per loro, noi non ci stiamo sicuramente su questa cosa. Vi aspettavate un coinvolgimento? Era il minimo per quelli che dicono che bisogna unire tutte le associazioni venatorie, come diceva anche Castanelli, bisogna fare un ponte unico. Se ponte unico vuol dire andare solo con le tre, le dicono prima, noi non siamo d'accordo, e per quello che anche Libera Caccia è stufa di questa manovra che fanno, è uscita, l'Italcaccia la sta seguendo, il CPA cercherà di seguirlo, noi cercheremo anche noi di esserci e cercheremo di coinvolgere più tante persone possibili. Sicuramente, ripeto per l'ennesima volta, voglio capire dove andiamo a finire quei richiami vivi, perché è quello il problema principale. Con Fortunato Busara invece affrontiamo un altro argomento, perché ci sono novità dal punto di vista editoriale che riguardano la CL. Dopo alcuni mesi ACL ritorna su Brescia Oggi e ritorna con la sua rubrica ACL in forma. E usciremo praticamente 27 venerdì, perché abbiamo scelto questa giornata per informare i cacciatori, informare su quello che bolle in pentola, informare in maniera chiara, ma soprattutto veritiera. Noi cercheremo di dire le verità, è una sola, non ci possono essere più verità. Saremo come sempre diretti, e c'è anche una novità dal punto di vista editoriale. Ci sarà un piccolo spazio umoristico di satira che tratterà dei problemi che vanno e che non vanno nel pianeta caccia. Un Wish Free ACL. Beh, diciamo che non vogliamo essere così duri, ma non faremo sconti. Abbiamo un umorista che è un nostro iscritto, il cui soprannome, pseudonimo è Brix, che saprà graffiare e stimolare sia le associazioni venatorie che la classe politica che si dovrebbe interessare della caccia. Una rubrica di informazione o anche di polemica? Sarà una direi non di polemica, ma sarà basata sull'informazione chiara, schietta, diretta, con un linguaggio accessibile a tutti. Noi vogliamo far capire che certe cose non vengono per caso, ma sono frutto di accordi, sono frutti di punti di caduta, sono frutto di altri equilibri che magari non vengono affrontati al tavolo, ma magari nei corridoi della regione piuttosto che nelle sale dove si decide la caccia in Europa. Noi su questo modo di fare non ci stiamo e diremo la nostra verità, la verità. Un appuntamento che comincerà il 6 marzo, lo confermi? Prima uscita 6 marzo e chiuso settimanale. Ogni venerdì, tutte le settimane, i cacciatori lo sanno. Sentano un po' anche le campane che fanno ding, ma stavolta fanno anche don, ma soprattutto non saremo irriverenti, ma vogliamo essere rispettati. Per rispettare bisogna essere rispettati. Non accetteremo le solite accuse di caccia alle tessere piuttosto che altre ammenicoli vari. La caccia c'è, va difesa anche con l'unità, ma con l'unità sulle nostre posizioni, che sono quelle non di lasciare sempre qualcosa sul tavolo delle trattative. Noi vogliamo invertire la rotta e voltare pagina con questo modo di fare politica venatoria.